Bene, allora Marcus ti lascio. Eh, ho, ho finito in tempo come hai visto in orario quasi perfetto. <ride> e, e quindi ti lascio con Simona e buona condivisione. Yes. Um, ok, well, again, hello and welcome to everyone uh, joining in tonight. Buonasera a tutti quelli che si sono uniti a noi stasera. We have many people joining in sharing um, experience and in deep information um, on working with the S-Drive. Abbiamo molte persone che stanno condividendo casi ed esperienze dal momento che lavorano con l'S-Drive. Um, Giorgio had sent me a few. Current tests, uh, of patients, um, not my patients, but patients from different uh, colleagues, and we're gonna go through them and read and conjunct the tests uh, report with the clinical. Uh, Giorgio Giorgio ha spedito dei test. Sono appartengono a pazienti che non sono miei, ma di colleghi vostri italiani. Andremo um, attraverso la lettura di questi test e cercheremo da questi test di spiegare un po' il modo di leggere. And um, yes, and because uh, we are doing these uh, webinar evenings frequently, if there are tests with people. That you feel uncomfortable about, or you wonder how to interpret them, or uh, would like to ask further questions, um, feel free to send them to Giorgio, and we can incorporate those into these evenings. E visto che stiamo facendo questi webinar uh, durante queste serate, se avete dei test. In cui non vi sentite um, sereni nell'interpretarli da soli, sentitevi liberi di spedirli a Giorgio e potremo inserire anche la lettura di questi vostri casi all'interno di queste serate. Now, I said this in one of the recent webinars, but I'm gonna have to repeat that once more. Um, medicine is not a strict science. L'ho già detto, ma lo ripeto anche stasera: la medicina non è una scienza esatta. Actually, medicine relies greatly on experience. In realtà, la medicina correla molto strettamente con l'esperienza. E even as a, as a medical student. For me, it was most informative to see certain clinical pictures on the bedside. E anche quando ero uno studente di medicina, per me, era molto più rilevante osservare ehm, l'evento al, al lato del, del letto del paziente. The one thing that is crucially important is to share experience with each other. Una cosa davvero cruciale è condividere le esperienze tra uno con l'altro, tra noi medici. So, um before I start with the interpretation of the reports, the one thing um I would like to talk about is where does the S drive belong in terms of a daily routine? Prima che io inizi a leggere il report, vorrei spiegarvi o rispondere a questa domanda. Da dove viene la. Um... Okay, can you repeat, Marcus? Where, where, does, where, where does it where's belong? The, yes, exactly. The, where is the. Where does it belong in relation to everyday medical practice? Ah, come posizionare, scusate, come posizionare la lettura dell'S-DRIVE in correlazione con le altre pratiche cliniche? Ora, ovviamente insegno a molti eh, dottori come integrare diversi campi diagnostici. E molti... Many... Just raise the question: how can I leave my tunnel of expertise and how can I integrate more aspects to actually treat the functioning system? E molti mi chiedono: ma come faccio io ad abbandonare ciò di cui mi sono sempre occupato, quindi le mie competenze, e ampliare la mia visione. per trattare meglio il paziente now the other question um, especially if we discuss um, let's say integral or integrative or holistic no matter which sort of label you give it um, where can i read information on working holistically E ancora un'altra volta, non importa che aggettivo vogliamo dare alla medicina, se integrata, olistica, sistemica, l'importante è ehm, ehm, capire come integrare tutti gli aspetti in modo olistico. And I think actually, basically, every one of you in try if someone asks you what you are doing. and if you try to explain what you're doing there are some parts that people understand and there's some parts which are hard to communicate because there's no label there's no rubber stamp for it okay ognuno di noi se volesse spiegare bene ciò che fa quotidianamente ci sarebbero alcune Componenti della sua attività quotidiana che riesce a spiegare bene e altre componenti che non si riescono a spiegare bene, che non si riescono a spiegare bene anche perché non sono tutte le cose che facciamo etichettate e specifiche. Non è una tragedia, perché non c'è bisogno sempre la necessità di comunicare. But what I think is very important is that we share our experiences with each other. Cioè che ribadisco, è molto importante per me è che noi ci scambiamo le esperienze tra di noi. Now, um, using the S drive, um, has been or the 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 the, the S drive as such has been developed um, to facilitate uh, to work in a different way. Okay. Uh, L'S Drive è stato sviluppato così com'è um, per aiutare le persone ad usare anche ciò che sono abituati a fare. And if I now say different way does not mean That you start to neglect what you've been doing up until now. You that you scratch away some of the things that you're used to. That's not the case. E se l'S Drive ti insegna a lavorare anche in un modo diverso, non vuol dire che devi abbandonare completamente ciò di cui eri abituato ad usare o a rinunciare alle tue competenze. The S-Drive can be used. To expand the view on the patient and to put in factors that might have not been looked at before. Less drive deve essere usato per espandere la visione del quadro clinico e in realtà per farci pensare a cose che spesso non emergono, a cui non ci si pensa. The idea is that you create a fusion of information. L'idea è quella di creare una fusione di informazioni. Equally, from the blood test, from the CT, from the ultrasound, from the EKG, but also from the S-drive, you have different forms and different information out of your analysis and, and that, uh, an amnesia. Uh, ovviamente, bisogna... imparare a mettere insieme tutti gli aspetti ugualmente così come prendiamo in considerazione gli esami del sangue le ecografie gli elettrocardiogrammi eventualmente un attack noi dobbiamo mettere, imparare a mettere dentro anche l's drive che si addiziona da altre informazioni a tutte quelle che siamo abituati a considerare There is no competition. Non c'è competizione. It is a conversion of all these information together. È una convergenza di tutte queste informazioni tutte insieme. But the S drive helps to put in information into the picture that too often is overseen and Is not individualized enough and helps to individualize. L'S-Drive in realtà ci permette di inserire delle informazioni nella figura, no? nella, nella fotografia della, della paziente, soprattutto di cose che spesso eh, vengono o dimenticate o non considerate in termini personalizzabili, cioè non sono personalizzate queste informazioni, sono prese un po' in modo generalizzato. Now um, basically this is this is the, the this is the under all approach, but there's obviously more to the picture. In, di base, quello che vi ho spiegato è l'approccio base, no? Ma c'è molto di più da aggiungere all'immagine. One of the questions that too often is not being deliberated on is where to start, what to do first, was what does the person need first? Una delle domande a cui spesso non riusciamo a dare risposte è da dove partiamo? Con quale aspetto, a quale aspetto dobbiamo dare maggior priorità? Basically, if you have a laboratory result and you have many different values for the blood, where to start? What to do first or all at once? Se abbiamo ad esempio un foglio di risultati degli esami del sangue con varie ehm, segnalazioni di risultati magari sbagliati, come facciamo a capire da dove partire? Cosa trattare prima? Because questo è qualcosa che l'S-Drive ci può aiutare. If someone Has, let's say, certain parasite infection. If someone has toxin load, if someone has too little energy, doing everything at once is very likely to have that people person feel much worse than before. Lesson Drive ci aiuta perché, ad esempio, immaginate una persona che possa avere parassiti o intossicazione di tossine proprio. o una insufficiente energia. Se noi volessimo trattare tutte queste tre cose contemporaneamente, spesso riusciremmo a peggiorare la situazione di quella paziente che si sentirebbe addirittura più debole e malata. This drive helps you to decide on the priorities because sometimes You can only address the immune system after a proper detoxification has taken place. Sometimes you can only help in the metabolism if certain nutrients have been supplied for a time. L'S Drive invece ci dà proprio un aiuto sulla priorità, e ti dice qualche volta che devi intervenire prima con la detossificazione del sistema immunitario, qualche altra volta, ti dà una priorità. sul sistema metabolico dell'energia, cioè ti dà proprio l'idea di qual è la prima cosa da affrontare. If you have a blood analysis and an x-ray of the chest, which of the two do you use? Se dovessi avere un'analisi del sangue e una lastra dei polmoni, quale delle due vorresti usare per primo? What a stupid question. Of course you use both. There's not one of the two that you use, you use both. Questa è una domanda stupida, perché ovviamente è logico che se noi li avessimo entrambi li useremmo entrambi contemporaneamente. And if the x-ray doesn't show anything, but the blood report tells there's a tuberculosis active, would you say then Oh, I'm gonna have to throw away the blood analysis because the x-ray didn't show it. E se la lastra dei polmoni dimostrasse un quadro di normalità, ma negli esami del sangue si evincesse una tubercolosi attiva. Cosa, fa cosa diremmo? Che buttiamo via gli esami del sangue perché la lastra non dimostra niente? No, the point is you. Add to get a more of the of the Quindi, il discorso è che noi dobbiamo aggiungere, sommare le informazioni per comprendere tutte le informazioni meglio e usare questa miglior comprensione del quadro clinico per il benessere del paziente. Now, if the blood analysis says there are normal levels of heavy metal intoxication, nothing special, but the S drive says there's a problem with heavy metals, how could you converge those two informations? Quindi ad esempio facciamo un, esempio che un esame del sangue dimostri un livello. ematico di metalli tossici normale, un quadro tranquillizzante. L'S-Drive invece dimostra che c'è un'intossicazione da metalli pesanti, come facciamo a interpretare questa discordanza? Now, the laboratory result obviously shows the levels in the blood. So if the S-Drive report is speaking about a problem. An excessive problem with heavy metals. Obviously, this refers, for example, to heavy metals being stored in the brain, for example. Quindi, se il laboratorio dice: gli esami del sangue dicono che c'è un livello normale di metalli pesanti, quello è l'immagine del sangue. Ma se l'S-Drive indica che c'è un livello elevato di metalli, non lo sta dicendo nel sangue, ma magari ad esempio all'interno del cervello. Um the same is true um for other clinical cases. Lo stesso vale per altri casi clinici. Let's say someone has an excessive fatigue and you are very challenged with this picture because you cannot really find any causes why that person has a fatigue. Immaginiamo un caso clinico di una persona che dichiara di avere un eccesso di fatica, di stanchezza, ma noi non riusciamo a trovare nessuna causa per quell'eccesso di fatica. Però magari ci si apre un'idea, no? Ci si illumina. Un'idea, ad esempio, perché non consideriamo la funzione tiroidea? And because you're thorough, you don't only look at the TSH, but obviously you also look at the free T3, the Free T4 and the Antibodies to Different Structures. Ovviamente per considerare la funzione tiroidea, non consideriamo solo il TSH, ma consideriamo anche l'FT3, l'FT4 e i livelli degli anticorpi antitiroide. Okay, everything's fine on that part. So you think, okay, well, if it's not the thyroid, um, maybe it's a lack of iron. La tiroide, gli esami che abbiamo citato prima sono tutti funzionanti. Allora ci viene in mente un'altra idea: magari è una carenza di ferro. So again, you're thorough. So you don't only look at how much iron is in the blood because that doesn't really help. Quindi di nuovo, eh, non ho capito una parola, ma. Oh, okay. <laughs> ok, sorry. Um, you, don't, thorough? You, you don't. You don't. Um, uh, all, all together. You don't only look at how much iron is in the blood. That's, that's That not enough. That's not enough. Thorough is deep, deep. Um, ah, strong, noi siamo strong. persone che andiamo in profondità. thank you yes e, non solo il del ferro ma... yeah and obviously you look at transferrin you look at uh, the utilization of iron and, and many other factors um, that have a part in how at, uh, iron is being utilized Ma facciamo anche la transferrina, la ferritina e tutti gli indici di utilizzo del ferro. Cioè vogliamo andare in profondità. But that's all okay. So we have to move to the next subject. Ma anche questo risulta tutto normale. Quindi ci muoviamo su un altro eh, argomento. E poi pensiamo, ok, this person. Has a constant tiredness? Maybe he or she is depressed. Maybe that's a thing. But neither in the uh, anamnesi nor, nor in the personal appearance or anything else is there really a sign for an actual depression. Ma in realtà né nell'anamnesi né nelle sue condizioni fisiche ci sono segni di reale depressione. And in fact, a had ma in realtà ci sono stati altri professionisti che hanno pensato esattamente la stessa cosa della depressione, e gli hanno già dato degli antidepressivi, ma in realtà non solo non è migliorata, ma è peggiorata. Okay, you you see where I'm going. I, obviously it's important to go through these thoughts and to and to sort of check okay, from where could this influence on the health possibly come from? Okay, spero che stiate vedendo il ragionamento che sto facendo e di capire cosa questi pensieri ci stanno portando a dire. Now the nice thing um, in in working with the S Drive report, is it, it gives you impulses, it gives you ideas, and it gives you perspectives. Quindi sto dicendovi che la bella, la bell aspetto di lavorare con l'S Drive è che ci dà degli impulsi, delle idee, e anche una prospettiva. Especially in a way that many other tests cannot. Really, show you, or maybe not as concise and compacted. E di sicuro eh, ci dà uh, queste informazioni in un modo che gli altri test non ci danno, o perlomeno non ce li danno in un modo così conciso e compatto. For example, with this person, there might be an indication of a high virus infliction. Per esempio, con questo caso che abbiamo appena immaginato prima, potrebbe esserci anche un'idea di un infezione virale, which, which which then for example could be like an Epstein-Barr virus, ad esempio an Epstein-Barr virus. And which would look a little bit like a depression, but for sure makes tired and many other factors. che potrebbe anche dare l'impressione di essere una persona un po' depressa, ma che ti dà sicuramente anche stanchezza profonda. Or the report says this is a threshold like a latent situation going towards diabetes. So there's a disturbance in uh, glucose utilization. Il test, ad esempio, ci potrebbe indirizzare invece su un disagio dell'utilizzazione del glucosio come se fosse un diabete latente. And then you can look, ok, maybe it's a strong immune influence towards the diabetes, or maybe there's an indication for an extreme lack of chromium for insulin to even work. E l'S Drive C anche. Pensando al um, dismetabolismo glucidico latente, ci riesce a orientare anche nella causa. È una causa immunitaria che ci porta al diabete latente? O, ad esempio, una carenza di cromo che non fa lavorare in modo corretto l'insulina? So, where is the place where the s report belongs in your clinical work? Quindi, dove si può porre l'utilizzo dell'S drive nella nostra pratica clinica? It belongs parallel to everything else you do. It belongs with everything else together at the same time. Lo dobbiamo mettere parallelo a tutte le nostre altre abitudini clinici e lo dobbiamo fare contemporaneamente altre, alle altre cose. And I can tell you why, because it just um, supports on so many levels. Perché da vi dico veramente il perché perché da un supporto a molti livelli. The one is it helps you in your decision processes, what to do in which priorities. Primo è che ci aiuta nel processo decisionale, soprattutto dandoci la priorità it gives you impulses in which fields to additionally look into ci dà degli impulsi, eh, a guardare a determinati campi it helps you to put factors into the picture which are maybe rare ci aiuta a capire alcuni aspetti della dell'immagine clinica Aspetti che magari sono rari. The one thing it does in any case is you will work more individually that way. E c'è una cosa che sicuramente farà e che ci permetterà di lavorare in modo più individuale. Means you in the way you work. Che vuol dire per noi stessi nel modo in cui noi lavoriamo But actually individualized for this person for this patient for this person in their life situation quindi sia per noi come professionisti ma soprattutto per quella persona quella singola persona e quella singola situazione di quella persona so if a patient comes first into your office do And an S-Drive report immediately, before you even see that person. Quindi, se una persona entra nella vostra pratica clinica, fate l'S-Drive immediatamente, ancora prima di vedere la persona. Why? Because the results of that will um, help to influence your decision on the therapy protocol. Perché quell'atto ci aiuterà a fare la i primi passi proprio nella, nella, nella direzione diagnostica. Ci aiuta addirittura a indirizzare la diagnosi. And Equally follow up every 90 days and see how the progression is. E nello stesso modo ci consiglia di farlo ogni 90 giorni per vedere la progressione come avviene. Ok, so um, I have By showing this example, um, I just wanted you to understand that it's, it's a great benefit to put this into the picture. Um, vi, spero di avervi dato l'idea no, di quanto sia importante mettere questo test all'interno dell'immagine del nostro cliente, della nostra pratica clinica. And this way, that's why also the test has been written in a way that it's so legible that even the patient understands. Questo è il modo per cui è stato anche ideato in un modo così semplice da leggere che anche il paziente da solo lo potrebbe leggere. So, don't do the test when you've hit your limits, when you don't know how to progress. Non... Ci consiglia, dottor Stanton, di non fare il test solo quando noi percepiamo un limite che non sappiamo cos'altro fare. Of course you could, and it would be a help uh, to, to continue, but. Naturalmente, anche così potremmo agire e ci sarebbe comunque d'aiuto, ma. It is sensible to do this from day one because you improve. Your effectivity you improve the individual treatment. Ci consiglia di farlo al tempo zero, cioè al primo giorno in cui incontriamo un paziente, perché il test ci migliora tantissimo la personalizzazione e l'efficacia delle nostre cure. Ok, quindi questo um, as a general word of introduction. Quindi questo era un po' il cappello introduttivo, eh? E adesso eh, analizziamo i test che Giorgio ha inviato. Non conosce il paziente, e in realtà non ha neanche ancora visto i test. Uh, so I'm basically almost blindfolded, except some very rudimentary information. Sta test alla cieca, se non per pochi di and actually, um, Milena, your cat is so nice. Maybe next time we show only the cat and not me. Probably that's a that's a that's a nicer view. Milena, non so con chi ce l'ha, ma sta, ce l'ha con il gatto di Milena, no? che io non stavo vedendo, per cui ragazzi non mi fate tradurre cose. Che non... Ok, fine. So, all right, so let me start, um, let me start with uh, case number one, please. Mostrate il, eh, numero, il caso numero uno, per piacere. Um this uh, these uh, these two reports, one of them taken in last October and now in March. Ci sono due casi, uno uh, che è stato prelevato uh, lo scorso ottobre e l'altro in marzo. I don't really know what her complaints are. Non so bene quali siano uh, i disagi dei pazienti. Um The one, that what has been told about her, that she's very focused on her health. Il primo caso che c'è stato riportato che is, is she or he? A she. Lei è molto focalizzata sulla sua salute. She apparently fasts regularly. Uh, regolarmente fa digiuno. Um, does Ayurvedic treatment. diabetic No no I'm sorry. Ayurvedic treatment. Ah, Ayurveda? Scusi, 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 okay. Yeah. Fa trattamenti ayurvedici abbastanza regolarmente? Um, it is said that she has never suffered from severe diseases and does not regularly use any medication. Non prende farmaci regolarmente e non ha praticamente sofferto mai di nulla di serio. The one thing she, as uh, she has noticed, is that there are cuts and um, uh, affections on the right, uh, in the right mucosa of the mouth. L'unica cosa che riporta sono lesioni, è come se fossero dei taglio, delle afte nella parte destra della mucosa della bocca. So they don't, they these two don't do not really heal. They, they just stay and they don't really heal. Due lesioni che, in che non riuscivano a cicatrizzare e stavano, cioè erano costanti nella bocca, senza riuscire a cicatrizzarsi. So let us have a look at the tests. Guardiamo il test. What you will see now it will be on the right, on the left side, the first test that she. Um, Was being given, and uh, on the right side is the current one. So, is she the same person in October? The same and person. March? Ok, same person, exactly. Condivi, devi condividerlo. Mm. Share la paziente È la stessa. Quindi, questi erano i sintomi di una unica paziente che ha fatto ah, il test you... due volte. Non lo vedo. Uno a due. Non ad un... But one in March. Do you see Simona, I don't see it. No. you see No. Now I'm I'm showing you, I'm showing you the two slides. Here we go, you see left and right? Yes. Yes. Yes, yes. yes. Okay, Perfect. thank you. It, it takes a little while, that's why I have to. Choose. Okay. That's okay. okay, fine. So, um Again, on the left side is the old test. On the right side is the current one. Nella parte destra del dello schermo, so uh, the right one is the, la, the newer one. The okay, newer è one. di marzo a destra vedete quello di marzo a sinistra il pregresso di ottobre. Mm -hmm. um, so basically, if we compare. Um if we compare the two, um it seems um there is a different focus, se noi li confrontiamo. Ci sembra che ci siano di diversi um focus, cioè diversi uh, punti dove porre l'attenzione, yeah. um uh... Basically, or like a, a centro di gravitazione, yeah? It, it's a different focus, it's a different um, emphasis. Quindi come se fossero diversi centri di gravità di attenzione, no? Come dove mettere l'enfasi Um if you look on the on the left slide in the old report, on the right upper side, you see the first two entries as main influence. on the health is um, metabolismo del zucchero e sintesi proteica so those two on the metabolic side have the main influence quindi nel test nel primo test che ha fatto ad ottobre gli aspetti rilevanti sulla sua salute principali e li vedete come le prime due righe a destra in alto della del primo del primo test sono il metabolismo degli zuccheri e la sintesi proteica come proprio due punti per porre l'enfasi Now if we look at the newer report on the right side um basically all all metabolic aspects have gone from these from these four results Dopo qualche mese, quando ha fatto il secondo test, possiamo notare che quasi tutti gli aspetti metabolici sono scomparsi in questo report. Now, if someone has a blocked metabolism, obviously there are causes to this. Se qualcuno ha un blocco metabolico, per forza che c'è una causa a ciò. the one thing we can see here in the first report on the left side is the number one influence um, in categories are uh, hydrocarbons and chemical compounds which have the ability to block the metabolism. se notiamo nel test precedente alla prima riga sotto dove c'è la riga rossa. Risulterebbe come primo impatto uh, di disturbo le sostanze chimiche gli idrocarburi, che in realtà possono avere effetti di disturbo metabolico, perché possono essere proprio dei disturbatori. But one influence on the metabolism very often is completely forgotten. In realtà, c'è un, una causa di disturbo metabolico, quasi sempre dimenticato system il sistema immunitario because if the immune system is con bananas there's un huge impact on the metabolism. ok perché se il sistema metabolico del se il sistema immunitario scusatemi va a banane praticamente va a, a, a ramingo c'è un grandissimo impatto sul sistema metabolico And therefore, it is extremely important to put all of these things into the view and into the picture. Now, obviously, the second uh, the second category in the first report then also refers to parasites. So obviously, there is an impaired defence in the immune system. Quindi, questa, uh... pensiero sul sistema immunitario ci deve venire perché il secondo la seconda categoria di disturbo sarebbero proprio i parassiti, non parassiti intesi come parassiti, ma vedete eh, qui ci sono muffe, spore, virus e batteri quindi a indicare un importante disagio del sistema immunitario no se notiamo il terzo punto di disturbo nel, nel test vecchio, ci sono le vitamine, in particolare la vitamina B5, che potrebbe segnalare un qualche fattore di stress. And bang! If you look at the third. Uh, category uh, uh, above you have the system adrenergico So actually, yes, there is even a vitamin cause for a blocked stress metabolism. E boom! Se voi guardate il terzo aspetto di disturbo sulla sua salute, su in alto a destra, c'è cioè il sistema adrenergico. Quindi, che va a indicare, richiamando quel, quel carenza di vitamine. Proprio richiamando un disturbo del sistema adrenergico. And vitamin A is one of the main factors for a balanced mucous membrane. E la vitamina A è uno dei principali fattori per riequilibrare le mucose, le membrane mucosali. And you have as the fourth point above microbial intestinal. Uh, e se ritorniamo su in alto a destra notiamo che c'è un uh, disagio nell'equilibrio microbico intestinale. Now, those are influences. Queste sono influenze dark, sorry, dark, uh, those are direct influences, direct, dirette, scusate, dirette. And if we then look at the fifth category, the lack of certain minerals. Se osserviamo la quinta categoria, sempre nel test vecchio, ci sono i minerali, carenze di minerali. We find a direct correlation. Troviamo una correlazione diretta. Zinc necessary for immune proper immune def, uh, uh, function. Zinco è assolutamente necessario per una uh, appropriata funzione del sistema immunitario. Selenium, highly important for any detoxification. Selenio, altamente importante per i processi di detossificazione. Chromium important or cannot do without senza, um, for the function of insulin and the sugar metabolism. Roma, non possiamo farne a meno per il metabolismo degli zuccheri. And manganese vitally important for the mitochondria and the energy production. E infine il manganese eh, super importante per la salute dei mitocondri. So, the picture of the first report is a blocked metabolism in combination with a slanted immune re regulation.

È stato fatto tra i due test, ma probabilmente apparentemente la paziente ha preso dei buoni integratori e gli è stato dato qualcosa che aiutasse quel, quel quadro. So the uh, one thing that is interesting to see in the current report on the right side. Una cosa interessante da vedere nel test corrente, quello sul lato destro. Um, is that, for example, the parasites, the resistenza is not in here anymore per esempio la resistenza quella che riguarda quindi la uh, resistenza appunto ai parassiti non c'è più, non è più so, so what we we will do is we will look now below into the immune report page quello che noi adesso faremo dovreste fare sempre andare. nella pagina del sistema immunitario and actually, the value, the value of the in realtà il valore che trovate in fondo che è la somma dei quei numeri sopra in questo caso è 68 che non è basso Ma non è neanche così tanto alto. So apparently some has happened to start balancing the situation. Quindi apparentemente qualcosa è stato fatto nel ribilanciare la situazione. If you want to if you want to continue uh, let me let me take that over here. Um if you want to continue supporting the immune function, then you should look at which category has the highest influence onto the immune regulation. Se volete continuare a supportare bene questo sistema immunitario, dovreste guardare le categorie che più pesano nel and, ancora sregolare il sistema immunitario. And for this person basically there's one category which is as strong of an influence on the immune system as all other categories combined. E per questa donna c'è una categoria che è tanto pesante quanto la combinazione di tutti gli altri fattori. And that's an environmental stress. E questo è lo stress dell'ambiente in cui vive. With the, with the toxins, the substances chemical and hydrocarbons Con sostanze chimiche e idrocarburi And e l'elettrosensibilità. Ok. The Quindi, abbiamo un punto da cui poter partire per eh, dare supporto a questo sistema immunitario. So, this very deranged immune system now. Is only medium deranged now. Quindi c'era un alto um, disregolazione del sistema immunitario. Adesso c'è un medio medio livello di, di disregolazione. And if we look at the category, because the hydrocarbons and chemical compounds are listed in here. E se guardiamo le categorie, visto che ancora le sostanze chimiche e gli idrocarburi sono sulla lista del nuovo test, ma si sono mosse dalla pole position, cioè dalla prima posizione, quindi dalla posizione di maggior carico di sbilanciamento a secondo alla seconda posizione vuol dire che qualcosa è successo. Um, so now we have a different picture not a blocked metabolism with a extremely off immune system. Quindi abbiamo un'altra immagine adesso. Non c'è più il blocco del metabolismo con un'alta sregolazione del sistema immunitario. Why? Because therapy has been taken place and supplementation has taken place within these three months. Perché in questi tre mesi è stato uh, messo in atto un regime terapeutico con integratori. Um, so, if we look at the main influences on the health on the right upper side, it is almost completely changed. Quindi, se guardiamo ai campi di disturbo in alto a destra, sono quasi completamente tutti cambiati. Quindi, adesso iniziamo a leggere una storia dietro alla storia. Is the, the, uh, uh, from the Quindi, la influenza più significativa deriva dalle emozioni. Hormonal system. Da and if you compare this um, with the other findings, e and um, con you compare the first report, you had the microbial intestinal equilibrium and on the right side, you have intestinalis. So obviously there is still some follow-up. Quindi nel primo report avevamo che era sbilanciato l'equilibrio microbico intestinale e qui nel secondo report c'è intestinale che vuol dire che c'è comunque ancora un collegamento. And if there is an intestinal irritation and if there someone has a significant leaky gut syndrome, it's ridiculous uh, to think that within the course of less than a half a year you can Change all of that completely. No, I shouldn't say it that way. But it takes many months to change that. E lui è convinto che, appunto, se qualcuno è davvero molto irritato a livello della parete intestinale, con magari una sindrome della permeabilità intestinale severa, è davvero difficile che si possa ripristinare un buon equilibrio della parete intestinale.

completamente sono uh, adatti a quella persona comunque ci impiega mesi per risistemarsi un equilibrio intestinale and because this person had the number one issue uh, in the first test with the chemical compounds and in the second test has that as second most important and also the sistemi di detoxificazione as, as one of the Influences, I think now it would be sensible to also look at other factors why there is such a problem with toxins. E visto che questa persona ha gli idrocarburi e le sostanze tossiche al primo posto nel primo report, al secondo posto nel secondo report, e come quarto punto di disturbo in alto a destra leggete sistema di detossificazione. Vuol dire che ora dobbiamo andare oltre nel cercare perché questa donna è così intossicata. Dobbiamo davvero cercare di capire che cosa la intossica. Is there a genetical problem on the basis of the cytochrome P450 system? È una cosa genetica che coinvolge il citocroma P450? Si sì, sta sì, Is... il sistema del citocroma.

Because the main function for selenium in the body, there's many functions, but the main one is to build to be the central part of the glutathione per oxidase. Perché ci sono molti ruoli per il selenio nel nostro corpo, ma la principale è quello di fare da cofattore per la sintetasi del glutatione But you see. that using the s drive report has given you so many impulses already we we just started but it's given you so many impulses already to look behind the scenes and to connecting the dots state notando come l'uso del dell s drive ci abbia dato così tanti impulsi Proprio di ragionamento e di come collegare il gioco dei puntini per far apparire l'immagine. So the idea basically is, even if you don't understand why some of those values appear here. Quindi l'idea è, anche se non capiamo agli inizi completamente perché compaiono dei delle segnalazioni su un report. È in realtà una cosa intelligente cercare di dare credito a queste segnalazioni per in qualche modo uh, avviare e uh, rendere più rapido il, il cambiamento. Now, if we if we um, put all of this together, there is a blockage in regulation underneath with this person. Se mettiamo tutto insieme allora dietro a tutto c'è un blocco della regolazione in questa persona. The one thing that was mentioned, actually, the only indication was that there is like a, a irritation and a crack in the mucous membrane in the right um, cheek. quindi in realtà la prima cosa che dobbiamo ricollegarci è l'unico sintomo che aveva questa donna che era questa lesione mucosale sulla guancia destra. So it's a very smart idea. To change two axes. The one thing is to give the vitamin A because in the first test there was a vitamin A indication, and vitamin A is very important for how good the mucous membranes are. La prima cosa che avrebbe fatto lui è dare vitamina A, essendo che era carente nel primo test e la vitamina A è essenziale nella buona salute delle mucose. Presume che non sia stata data nella, nel passaggio tra il primo test e il secondo perché di nuovo. si mostra una carenza di vitamina A. and the the mucous membrane in the mouth is an extension of the entire digestive tract because it's it is one from mouth to below where the sun doesn't shine that's all one system Okay. Yeah. La mucosa della bocca è in realtà un'estensione di tutto il sistema digestivo che va appunto dalla bocca the anus. Mm. And so therefore maybe it is a good idea to to alleviate and treat the entire uh, uh, gut system stronger and then these forms will not appear anymore because the irritation of the mucosa Down significantly. Quindi è sicuramente il secondo aspetto da, da, da fare, dare un grande supporto al benessere del sistema intestinale che se viene trattato in modo strong, in modo forte, è probabilmente fa ridurre decisamente le lesioni della mucosa perché eh, si riequilibra tutto il sistema digestivo. Now, This I would wrap it up here. It is only about impulses. I, we could go on for two hours into details of this person, and fine, we can do that. But I would just like to give you some pictures, some impulses, some overviews uh, today um, to to help you read them faster. Quindi non approfondirebbe ulteriormente questo caso clinico. Potremmo starci su altre due ore, ma voleva usarlo per Farci capire che tipo di impulsi derivano da una lettura anche superficiale come quella che abbiamo fatto adesso, e per farvi capire quanto velocemente si può raggiungere un, un quadro d'insieme. Like Ora gli piacerebbe dimostrare, mostrare un secondo caso che gli è stato inviato. Um, it's a. It, this refers to a woman 44 years old. È una donna di 44 anni. And the following symptoms are being given as a basic explanation. I seguenti sintomi sono stati dati come una spiegazione basica. A absence of energy or a lack of energy. Carenza di energia. Um, she has a disturbed sleep, so her sleep is not well. Non dorme bene. And uh, problems with hormones. E ha problemi ormonali. That's all. That's all that was given to me in terms of information. Queste sono le uniche informazioni che le sono state date. Now, let's look at the report. Ora guardiamo al test, al report. So, so, you should be able to see the report now? Yes, we can. Thank you. Now, we said it's a disturbed sleep. We said that um, there's a lack of energy and there's hormonal problems. Okay. Quindi abbiamo ribadito abbiamo un uh, disturbo del sonno, una carenza di energia e, um, uh, mamma mia, mi sono scordata. Um, hormonal disbalance. Nel sistema ormonale. Now, a disturbed sleep means that either the regulation between day and night is not working properly. Allora, un disturbo del sonno potrebbe stare a significare che c'è uh, distur un disturbo nella regolazione tra il ritmo sonno veglia di giorno notte, che potrebbe basarsi sulla uh, funzione basale del nervo vago, o the stress axis in between the corpus pineale and the suprarenal gland. O il l'asse dello stress che passa attraverso il, il, il corpo pineale e la, la ghiandola surrenale, or it could be uh, possibly even a, a mimicry form of depression, o potrebbe anche essere una forma mimante la depressione, um, but it might also just be the most common. Um, the most common cause, ma potrebbe anche essere la causa più comune, apart from a partner snoring, uh, sorry? Apart from a partner snoring, a parte un partner che russa, um, a parte, non è quello, a parte un partner che russa, which yeah. is the most common cause? Um, the most common cause actually is The whole, uh, thing the leaky gut Tutto il quadro che va intorno alla sindrome dell'intestino permeabile. Now, I would be Sono curioso, perché non ho ancora visto questo report. E in realtà, non lo sto ancora guardando. I would be curious to see how much the stress axis shows up in the report. Sono curioso di vedere quanto l'asse dello stress si dimostra nel report. And whether that also has an affection on the mitochondrial function. E quanto possa influenzare la funzione mitocondriale. So, let's look at the let me look at the report now. Ok, ora guardiamo il report. Okay, so there are four main influences on the health, on the right upper side. sono quattro principali influenze sulla salute, lì a destra in alto. It says emo, emo, emotions. Emozioni. So the first obvious question for the patient would be, um, are you wake, waking up at night or are you, sorry, are you staying up awake at night? with um, sorrows and with thoughts and with fears and with you know sort of this whole circus of of thoughts quindi la prima domanda da farle in questo caso sarebbe ma quando sei sveglia di notte lo fai perché hai la testa piena di pensieri, di preoccupazioni, di sorrows, di tristezza um and the second entry, I'm surprised because I said I'm, I, I'm, I'm sort of expecting that that the stress system, the sistema adrenaleco, here shows up as the second most influence on the health. quindi è stupito perché immaginava stava cercando di vedere se si mostrava l'asse dello stress e sì si dimostra proprio con il sistema adrenergico. So we have a direct connection. quindi abbiamo una connessione diretta. And in fact, even the third one is because it's about the uh, the, uh, the sanity on oh, no the sanity, but the health of the brain. E anche il terzo elemento è in connessione diretta perché riguarda la salute cerebrale. Now, what does that refer to? Questa cosa che cosa what può... does that refer to? Um. Obviously. The health of the brain doesn't mean trauma or or um or anything like that. Quindi a che cosa si riferisce la salute mentale? Di certo non a un trauma. It is it is about the constant influence from the body onto the nerves. È un costante una costante influenza da parte del corpo sui nervi. And the neurons. E i neuroni so what would be a typical influence onto the nerves? Quindi, quale potrebbe essere una tipica influenza sui nervi? A lack of certain B vitamins would be a big issue. Ad esempio, una carenza di alcune delle delle vitamine del gruppo B sarebbe un grande argomento. Especially B1, B2 and B6. Specialmente la B1 la B2 e la B6. So, let's peak below and oh, okay, vitamins are second category and B6 is in there. E se andiamo sotto facciamo bingo un'altra volta perché notiamo che la carenza di vitamine è al secondo posto e B6 effettivamente è una di quelle segnalate. And the one factor Now this is profound immunology, but um, I have to mention it. Um, the one factor that is highly irritative for the brain, for the neurons, is interleukin six. Ora, sto facendo un un incluso di alta immunologia, ma la devo dire. Uh, uno degli impatti davvero negativi sul sistema neuronale deriva dall'interleuchina 6. And this would be for example an, uh just a you know an indicator a possible impulse then to actually look for interleukin 6 in the blood. You can measure that. Quindi ad esempio vedete drive deriverebbe un impulso del fare un esame del sangue, ad esempio lui doserebbe la interleuchina 6 but watch out but watch out uh, you have to watch out to watch out okay you no, have to watch out you have to take uh, uh, there's a caveter here okay no i didn't uh, okay okay you have to you have to be careful okay Why? Molto because you're measuring interleukin-6 in the blood and not in the brain perché stiamo misurando l'interleuchina 6 nel sangue, non nel cervello. But if the 6 in the brain is highly elevated, it is likely to be somewhat elevated in the blood as well. Ma se è molto elevata l'interleuchina 6 nel cervello, è probabile che sia un po' elevata anche nel sangue. What does interleukin 6 cause in um in, in adults in grown-ups? Cosa fa l'interleuchina 6 negli adulti? Uh, neuroinflammation, infiammazione neuronale. Possibly towards dementia, possibly towards other um inflammatory processes around the uh, nerves. Possibilmente può spingersi verso la demenza o altre um, infiammazioni eh, dei nervi what does interleukin 6 possibly uh, lead to with children cosa può fare invece l'interleukina 6 possibilmente nei bambini autism autism possibly possibilmente so you see that We're we're diving very deep into some pictures just from giving some orientation points within the S Drive report. quindi vedete ci stiamo giusto um, usando l'S Drive per orientarci cioè ci da davvero dei punti d'orientamento. Now the fourth part um, of the main influences is the protein synthesis. Ora, il quarto punto di principale influenza sulla salute di questo report è la sintesi proteica. Could, for example, a cause for tiredness and for a bad sleep be an improper synthesis of melatonin and um melatonin and serotonin be the possible cause? Se immaginiamo come possibile causa della stanchezza e del sonno carente del sonno disturbato, potrebbe anche essere una carenza proteica tipo della melatonina and I forgot the second one and and, and um serotonin. E serotonina. Now, a lack of melatonin would lead to a non good sleep. Una carenza di melatonina porterebbe sicuramente a un cattivo sonno. Low level of serotonin would lead towards a not so good mood and maybe also tiredness. Una carenza di serotonina porterebbe sicuramente a un umore non così buono e a stanchezza. Because the sleep was not good. O anche perché il sonno non era buono. And putting that together with the protein synthesis, what is an element that's needed to synthesize both substances? E ad esempio, se focalizziamo sulla sintesi proteica, pensiamo a un elemento che servirebbe a sintetizzare entrambi, melatonina e serotonina. Look in category number three. Guardate la categoria numero tre. What's mentioned as number one. Cos'è al posto numero uno? Triptofano Triptofano. That's what's needed for serotonin and for melatonin. Questo è esattamente ciò che ci serve per la, sintomi, per la sintesi di serotonina e melatonina. Secondo La seconda voce del, eh, della striscia gialla è metionina. And methionine is the most important methyl methyl group donator in the body. E la metionina è il principale donatore di gruppi metilici. Um, And also glut, uh, uh, glutamine is mentioned here. E anche la glutamina è segnalata, which to some degree also has an influence on uh, the health of the mucous membrane. Che è molto importante anche per le membrane mucosali do you see just just for reading a few categories we also we already have connections and looking into the dynamics of that person into the dynamic picture of how um, the influences are quindi vedete che se noi riusciamo a mettere insieme tutti questi punti riusciamo a dare una figura dinamica Eh, diamo proprio un movimento alla figura della persona di questa persona. Okay, Caterina, uh, you are painting strikes into this uh, picture here. I have no idea how you're doing it, but that's very fascinating. Caterina, stai disegnando qualcosa, non sappiamo chi, però è fascinante. Ok, so. Um just as just in case you wonder why we have yellow, yellow, uh yellow lines here. Okay, who is Caterina? Now we want to I know. have no idea, but uh, and she's, she's she's probably gonna get a bottle of champagne from Giorgio afterwards. So <laughs> okay. Um so but let's continue on with the with the main influence factors. Ora continuiamo con i principali fattori di influenza. This person has as a top runner. A significant um, oxidative stress, e se ora dobbiamo concentrarci sulla prima riga degli indicatori di disturbo e compaiono i, eh, gli antiossidanti, and so, then, in with tired, quindi, con la co in combinazione con la sua sensazione di stanchezza. There has to be some form of disturbance in energy production. Ci deve essere qualche forma di disturbo nella produzione energetica. Now, the one thing we see in the antioxidant category is Coenzyme Q10, Ubiquinone. Quindi, una delle cose che compare è la carenza di coenzima Q10. Um, also, what we see is in the fourth category a lack of manganese. Nella quarta categoria, inoltre, notiamo una carenza di manganese. Remember, manganese is needed for the mitochondria in order to properly produce ATP. Ricordate, che il manganese ci serve per produrre ATP nei mitocondri. So, we already have decisive factors for a tiredness quindi abbiamo già sottolineato vari fattori per la stanchezza we have decisive factor for a bad sleep abbiamo identificato diversi fattori per un cattivo sonno because of a lack of tryptophan and of a disturbance in the protein synthesis per la carenza di triptofano e per un disturbo nella sintesi proteica So, and what's left of those symptoms that were described? Hormonal disbalance. Abbiamo eh, dimenticato uno dei sintomi che era lo sbilanciamento ormonale. What are possible factors on the hormone balance? Qual è uno dei possibili fattori sul fa sulla sbilanciamento ormonale? A low liver energy. Un livello energetico basso. Because the liver is highly, highly important in composing and decomposing hormones. Perché il fegato è molto, molto importante nel comporre e discomporre gli ormoni. Not as an endocrine organ. Non come organo endocrino. But as a, a constructor and deconstructor of structures. ma come costruttore e distruttore di strutture. Sexual hormones might be produced in the gonads, but they're decomposed in the liver. Gli ormoni sessuali sono prodotti dalle gonadi, ma scomposti dal fegato. Um the thyroid hormone might be produced in the thyroid, but it's mainly activated from T4 to T3 in the active form. In the liver. Gli ormoni teoredei sono prodotti dalla tiroide, ma sono attivati nella forma attiva dal fegato. Just stupid examples. Um, now, um, what else could there be a disturbance in, uh, for the hormone release? Uh, B? cosa potrebbe essere un altro fattore di disturbo per la sintesi ormonale. stress Lo stress we already have the sistema adrenergico as a second um a category abbiamo già sottolineato che aveva come disturbo al secondo posto il sistema adrenergico what does nowadays have a significant influence on the hormonal release nowadays in modern times cosa succede ora nei tempi moderni come fattore di eh, significativo di disturbo eh, dello stress one of the main factors are either electromagnetic waves or electromagnetic fields allora uno dei campi di disturbo principali sono o le onde elettromagnetiche o i campi elettromagnetici and for some people It is actually um what's called geopathic stress e per qualche persona è davvero chiamato stress geopatico which has to do where they live or where they work or where they sleep che è, eh, si correla su dove vivono dove lavorano o dove dormono which can show as radiation In the, in the uh, environmental stressors. E possono mostrarsi sull'S-Drive esattamente come in questa donna, sotto la forma di radiazioni. And that's exactly what's shown here is in the fifth category below. Ed è ciò che, che appare alla quinta categoria dei disturbi. Quindi, so basically, we have an influence on every symptom, said we already can find direct factors leading to that situation just from this one page. Quindi, anche solo guardando la prima pagina, questa pagina, troviamo delle correlazioni con tutti i sintomi che lei aveva segnalato. E sono correlazioni dirette. So, what would you do clinically? Quindi, che cosa fareste clinicamente? Give a multi, multi minerals. darei uno, mi, un integratore di minerali multispectro give a multispectrum amino acid preparation uh, for example Giorgio has the uh, um, uh, I, I, what's what they're called um, uh, I, I, amino immuno or, or what? Um, sorry uh, can you uh, can you help me with that simona sí. sí. Uh, Gio, sì, sì, beh, abbiamo multivitaminico spray sublinguale oppure in questo caso l'epimineral e poi il same, essere oh, no. yes, uh, I mean amino, acids. I mean, eh, amino ac uh, No, acidi no, in questo momento. Ah, ok. Ok, fine. okay. 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 A quindi, point, then. quindi ricapitolando, darebbe un multi un integratore. Di sali minerali ad ampio sì. spettro e anche di aminoacidi ad ampio spettro. Cioè, sì. molti aminoacidi. Then combine that with a multi-spectrum vitamin B complex, poi con un buon complesso di eh, vitamine B plus um, some of the antioxidants, e aggiungerebbe gli antiossidanti sottolineati. and if you look, the selenium shows up twice in this because in terms of a lack of minerals and in its function as an antioxidant. so to make an educated guess, i think selenium will have a significant influence on how this person feels. Quindi se andiamo anche solo per intuizione è molto probabile che eh, un'aggiunta di selenio potrebbe determinare un de deciso miglioramento nelle sue condizioni. And apart from other minerals, the nice thing about selenium you can use very simple compounds and the selenium will be successfully uh resolved. So you don't need highly complex very biological compounds in order to do that it can be just simple sodium selenite or anything like that e a differenza di altri sali minerali il selenio è facile da supplementare perché non ha bisogno di essere combinato con molecole complesse aminoacidi eh? Eh, basta anche un eh, sodio selinato So, um, for example, if it can be useful, contains selenium, That is correct. Yeah, that's correct, yeah. Okay, so, um, so that would be a good source and it would also be a good source that uh, cell food would be an excellent source uh, for oxygen. So basically that propels the uh, energy production the mitochondria and, and supports it so that would be an additional good factor quindi il selenio in questo caso sarebbe proprio indicato non solo come fonte di selenio scusate il selenio il selfood sarebbe il selfood sì solo come fonte di selenio ma anche come fonte di ossigeno che ridà sprint energetico ai mitocondri ok fine so um Basically, doing the steps, the few steps that I said now, even though you have not done further analysis, you have not gone further, have not done gene analysis, etc., cetera, etc., cetera, you will still have such a significant impact on this person's um, well-being um, that it's impressive to see how effective and how helpful. Uh, this can be. Quindi crediate davvero che anche se non andate oltre dal punto di vista diagnostico, non fate test genetici, eccetera, eccetera, se seguite questo tipo di ragionamento non, avete, non immaginate neanche quanto potete essere incisivi nel migliorare le condizioni di questa persona. Okay, so um, these are the first um, three cases. Now, Giorgio, um, would you wrap this up for today, or would you like to continue? Giorgio, no, ti chiede se questi erano. No, se hai voglia e tempo, ancora un mezzoretta ce l'abbiamo. Okay, so Giorgio said se, that se, she... Simona ce la fa. <laughs> if you want to uh, to say something else we still have kind of half an hour. Okay, well um I do still have a report to interpret. Um if that's okay I would like to make a short break of a few minutes. Okay. Yeah, see pare... sì, sì, intanto volevo, visto che ci siamo, invito la dottoressa Feno e così diamo 5 minuti a Marcus I will get some more to drink and uh, be right back in about 5 minutes Absolutely I wait you 5 minutes okay. Absolutely eh, Ecco ci Grazie Cerco anche di attivare la telecamera, sono un po' al buio ma ce la dovrei fare Mi vedete? Eccoti. Eccoti qua. Sì, 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 vediamo. Tu o meno ci siamo, dai. Ci siamo, ci siamo. Beh, professoressa no, a Pintori, buonasera, univers... buonasera a tutti. Eccoci, Università di Sassari. Ecco, se vuoi magari mentre aspettiamo Marcus una tua esperienza, insomma, su quello che stiamo facendo. Ma guardate, la mia esperienza sta, devo dire la verità, è, una, è, un, è un movimento quotidiano sempre più, sempre più elaborato e sempre più entusiasmante. Ho naturalmente la possibilità, chiaramente grazie a Giorgio, di portare avanti un progetto di ricerca che adesso vede coinvolta anche l'Università di Cagliari con il professor Fanos. E vi dico, noi stiamo facendo dei test e naturalmente le lezioni di Marco sono fondamentali perché chiaramente ci danno delle indicazioni, non avendo noi l'esperienza eh, uguale naturalmente alla sua, e penso anche ineguagliabile, eh, però stiamo facendo una raccolta dati davvero, davvero interessante. Voglio però raccontarvi l'ultima eh, che mi è caduta perché la frase sta, mi ha veramente impressionato. Eh, on, eh, ho avuto modo di fare il test ad una collega che lavora con me, eh, che soffre, ve la faccio breve, di, eh, di, di malattie immunitarie, in particolare ha una, una tirolite di Hashimoto piuttosto, piuttosto grave, ha eh, problemi di tipo epatico, eh, con un'insufficienza epatica trattata addirittura l'anno scorso con delle varici esofagee eh, debolezza, stanchezza vi potete, vi potete immaginare ecco questa, uh, questa mia collega ha iniziato a prendere, vi dico solo esclusivamente perché io non la volevo caricare ma secondo me aveva necessità di, di, necessità di self food di same, chiaramente per il fegato e di bioenergen mia, dopo dieci giorni mi ha chiamato e mi ha detto grazie a, io devo dirti una cosa io infatti ho detto mamma mia speriamo non le abbia fatto male niente poco probabile ma tutto può succedere e invece mi ha detto io è come se fossi eh, una uh, la mia la, la stessa mia persona cioè me stessa ma nella pelle e nel corpo di un'altra mi ha veramente oh, impressionato oh, oh, oh. mi ha detto io ho un'energia e una mi ha detto è come se fossi completamente rinnovata <ride> Eh, beh, è veramente mamma. vi dico, sì, eh, tra l'altro non è una donna approvata di tutto e di più, eh, quindi non è una donna facilmente suscettibile. Eh, e poi io l'ho vista l'altro giorno, quindi dopo almeno, dopo forse anche una ventina di giorni che non la vedevo, vi posso assicurare, ha cambiato il colore della pelle, tanto che le ho chiesto, pur sapendo che è una donna che si trucca pochissimo, se si fosse truccata quel giorno. E Dunque uh -huh. vi dico, stiamo, a parte questo, abbiamo avuto degli altri risultati, abbiamo veramente dei casi molto ma molto interessanti e adesso ben presto li sottoporremo anche ad un'analisi metabolomica che sarà non una certezza per noi, ma sarà naturalmente un'ulteriore conferma che noi stiamo andando sulla, sulla via giusta e, e questo naturalmente ci permetterà ovviamente di andare, di andare sempre sempre oltre e di pensare al benessere delle persone e di entrare sempre e soprattutto in prevenzione, perché questo è l'importante. Adesso eh, bisognerà, secondo me, un programma oltre a quello scientifico che noi stiamo portando avanti all'Università di Sassari, io credo che sia quello veramente di unire i dati, non so se voi siete d'accordo, in maniera tale che così come stiamo facendo questi casi possano veramente essere un punto di riferimento e un esempio per naturalmente quelli che ancora hanno comunque atteggiamento di, di scetticismo o comunque non sono convinti ce ne sono ancora tanti forse i miei colleghi mi potranno dar conforto non, non sono tutti così vedo che simona forse scrive forse mi fa un accenno non so, molti nostri colleghi purtroppo ciao simona sono naturalmente molto ma molto come dire Insomma, offrono resistenza pensando che sì, ma sì, tanto il solito strumento, mentre invece noi possiamo essere veramente quella forza che può dare salute. Eh, con, eh, con un esame molto semplice, ma che comunque evidenzia veramente malessere cellulari davvero importanti e che purtroppo stanno diventando sempre, sempre più frequenti. Io, Giorgio, penso che non ti ringrazierò mai abbastanza, lo faccio sempre, non è tanto per. Eh, cioè, come per dire, grazie, grazie Giorgio, ma è un grazie veramente motivato e sentito perché io penso che a breve, quando inizieremo anche a scrivere dei lavori, una volta che avremo una casistica un po' più interessante, avremo veramente da di che scrivere e avremo della, della letteratura, della bibliografia da, ancora più corposa da poter presentare, delle quali ci potremo solo e esclusivamente vantare. Grazie, grazie di cuore, grazie, grazie. A tutti voi. della tua collaborazione, insomma, è un onore per noi. E, insomma, stiamo facendo un lavoro importante. Poi il dottor Bartolomeo Allegrini, anche lui ha veramente centinaia e centinaia e centinaia di casi clinici, eh, beh, insomma, 75 paesi nel mondo, delle certificazioni. Quindi. Penso che oggi possiamo dire eh, di, di, di proporre qualcosa che non c'era. Prima si andava a, 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 come si dice, per esclusione: no? fai un esame, non trovi nulla, fai un altro esame, non trovi nulla, fai un altro esame, non trovi nulla, poi senza andare alle cause, perché una visione come un GPS a 360 gradi. Come questo strumento penso che oggi non ci sia al mondo. Non so, Simona, eh, cosa ne pensi mentre aspettiamo anche Marcus? E eh, che cosa ti posso dire, Giorgio? Eh, confermo tutto, e anche sentire la professoressa che ha uno sguardo, cioè diciamocelo anche un po', cioè, l'universitario, quello della ricerca. Davvero ci potrà portare? Perché quello che a noi clinici io sono proprio di de, 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 sul campo è, è scontato che ti dà una mano. Quello che diceva Marcus oggi, io lo sottolineerei un po' che ti velocizza il, eh, il, il pensiero, il fatto di poter fare dei collegamenti c'è un suono di disturbo, però non so se sono io. e eh. È davvero una cosa, bisogna un po' metterci l'occhio, per cui davvero quello che fai tu per fare queste serate che ci aiutano a venire a contatto con eh, il Bartolomeo con col Mars, perché non è, non è da tutti, eh, intendiamoci, non è da tutti fare i collegamenti che fanno loro. Eh, però pian pianino io vi dico a noi poi piace, nel mio studio piace lavorare in gruppo e questo è un'altra roba questo strumento ci fa fare dei ragionamenti in gruppo perché se uno pensa una cosa che non è venuta in mente all'altro quello di, che diceva Marcus prima è una cosa importantissima scambiamoci idee facciamoci eh, condividiamo la condivisione Secondo me questa cosa è importantissima. Guarda, ha aperto il microfono anche Bartolo, quindi se vuoi decideri la tua, Guarda. Bartolo. Sì, sì, scusate se sto con i bambini, è la festa allora, del papà, te. quindi <ride> posso solo parlare, perché è a un tutti caos. Papà. Sì, vabbè, mia figlia mi ha fatto un regalo. <ride> quindi... sì. Allora, eh, vabbè, io parto da stamattina, ho fatto l'ultimo test del bulbo, una signora di 42 anni che da 8 anni va in giro per i gastroenterologi. Eh, dal test del bulbo è venuto fuori eh, una, una rete armonica che mi ha fatto subito intraprendere il percorso del metallismo e della, di un disturbo di campo alimentare de, da nickel. La signora mi dice, dottore, ma io 14 anni fa già avevo avuto una grave allergia al nickel però non pensavo che potesse essere anche collegato ai problemi intestinali quindi come ha detto Marcus il test del bulbo velocizza l'approccio clinico integrato chiaramente poi io nella mia visita vado oltre perché comunque sono omeopata vado a vedere il rapporto mente corpo il rapporto che c'è però il test del bulbo è un'apertura è una bussola Mm. Eh, Bartolo ci sei? Sì, t abbiamo perso. Bartolo, abbiamo perso. Simona ci sei? That's ah, ecco. the connection to Bari. Sì, io ah. ci sono sempre, mi, mi chiudo perché avevo paura di essere io a fare sì. un disturbo sonoro. Io, mi avete sentito? Sì, sì, sì ti abbiamo sentito praticamente, sì, sì, sì. Sì, sì, e quindi diciamo, è quello che confermava anche Simona, cioè il test del bulbo, è importante il lavoro che farà la professoressa Fenn, però noi che siamo operativi sul campo, ogni giorno, come posso dirvi, non ne posso fare più a meno perché mi velocizza la visita anche, mi fa entrare subito nel paziente, nella paziente, capito? Quindi che poi io possa fare i collegamenti collegati alla mia formazione, un altro medico in base alla sua formazione, in base... E questo, questa è una libertà che lascia il test, proprio questo è diciamo, il valore aggiunto del test, quello che lascia a ognuno di noi uno spazio libero in cui poter immettere tutte le, quelle che sono le conoscenze che ognuno di noi ha acquisito nella sua storia medica, perché è medico, nella sua storia di professionista sanitario quindi è una grossa risorsa questo test e poi è così impattante sulla persona che la persona, io c'era cioè il marito, ha detto dottore ma me lo può fare anche a me? No, ho detto guardi si deve prenotare perché io subito dopo ho altre visite però <ride> vi dico che avviene spesso questo poi perché quando inizia a parlare e la persona inizia a capire quanto è stato il momento in cui ha sviluppato una nickel sensitivity che comunque è stato un mom momento traumatico della sua vita e quindi anche nel test veniva fuori emozioni per cui assolutamente Beh. assolutamente diciamo un test ormai per me imprescindibile poi io di casistica ne ho abbastanza poi eventualmente qualche altra serata Faccio vedere qualche altro caso clinico, non c'è problema. Però voglio dire, sì, di eh, sere, ormai per me è diventato data, il mio braccio adesso. Sì, sì. se, se, se dai una data, eh, ti, ti invitiamo per una serata formativa sui tuoi casi, ci fai un regalo enorme. Grazie di qua. Ci mettiamo d'accordo. Ciao, buona serata, io ritorno esatto. dai miei figli. <ride> Ciao. Grazie alla professoressa Ciao. Feno. Eh, diamo la parola a Bart. Ah, sì. Marcus Tenu, uh, Fenu, Fe, Fe, no, uh, just one word, one personal word. Um, you have asked me some questions and I will get back to you personally. Professoressa Fenu, ha bisogno della traduzione? No, La, no, la Fenu ha già tradotto. No, perché lui, Marcus, ha risposto ah. direttamente alla professoressa. Ah. Ok. Aspetta, che La Fenu non ha il microfono. Aperto. Ok, and thank you, Bartolo. Grazie, Bartolo. Ok, okay so. Um... Un 15-20 minuti. Scusa, scusa. Eccola, Fenu. Yes, Fenu, hi. Hi. I will I will get I will thank you. I've been very I've been very busy but I, I will get I will get back to you in terms of your personal questions also I have not forgotten about that. Okay so okay thank you. Okay, thank you. Uh so let us let us continue with it with the next case that was given to me. Facciamo l'ultimo caso un altro caso che gli è stato mandato. Um this is this is about a situation of um man who is faced with uh, with the problem of having a psoriasis Questo è il caso di un uomo che è disturbato da una um, psoriasi and uh, a gastrical reflux of the of the stomach reflusso gastrico and um, uh, simona uh, there's also ansia i don't know what that Anxia. is ansia ansia anxiety oh okay so okay so anxiety, uh, anxiety. Mm -hmm. okay so let's look uh let's look at the individual factors for this uh for this man so i will pull up the I will put up the results. So, and here we go. Bam, bam, bam. Should be able to see it now. Yes, we can. Okay. So, um, now, first of all, before we look at the results, um, what are we dealing with in terms of psoriasis? Quindi prima di guardare addirittura il test, facciamo un punto sulla psoriasi. Con che cosa abbiamo a che fare? We have a shift in the response, which goes a bit Abbiamo un uh, shift, quindi un uh, uno dislocamento del sistema immunitario che in realtà va verso l'autoimmunità. So we would expect, um... It would be sensible to look at the individual factors for uh, immune disbalance. Quindi dovremmo andare a cercare sugli fattori individuali per uno sbilanciamento del sistema immunitario. The anxiety can be result from many factors. L'ansia può risultare da molti fattori. Of course, there can be also um, elements like nitrosative stress and other things possibly contribute to anxiety. Di certo ci può essere anche uno stress nitrosativo e um, che potrebbe contribuire all'ansia. And a form of depression equally can possibly co contribute to that. E Anche una forma di depressione ugualmente può contribuire a ciò. Um, and what, what does the, the syndrome of a gastric reflux? What could that possibly, um, be of? e una sindrome del reflusso gastroesofageo? In che cosa può risultare? If a person eats very irresponsible and tends to have an acidic stomach in terms of a uh, let's say very qualitative um low food could be a possible contribution. Una possibile un possibile contributo potrebbe venire dalle abitudini alimentari della persona se si alimenta principalmente di cibo uh, di bassa qualità. Questo potrebbe essere sicuramente un contributo sul reflusso. More likely is the combination that has to do with the liver. Più probabilmente invece potrebbe essere una combinazione che ha a che fare col fegato. Or as I always say, the stomach is like the the gasoline meter for the liver energies. Quindi il um, si potrebbe dire che lo stomaco è un po' come Il um, rifornimento, il rifor ga like a fuel, yes. il okay, Rifornimento proprio di energia per il fegato, which has to do with a hierarchy of energies in the abdomen, che ha, ha a che fare con uh, tanta energia addominale. The liver uh, is higher and stomach and intestinal system sort of are um hanging onto the liver il fegato è praticamente a un livello superiore in questo uh, discorso dell'energia addominale e stomaco e intestino sono a un livello inferiore Sotto i'm not saying functional i'm talking about energies non sta parlando funzionale dal punto di vista della funzione ma dal punto di vista energetico if the liver energy is low the energies of the stomach and the intestinal system also are compromised se l'energia del fegato è bassa anche l'energia dello stomaco e dell'intestino sono compromesse an irritated or acid stomach should always also be treated by treating the liver un acidosi e uno stomaco irritato deve essere sempre trattato contemporaneamente con il felo. And the next point is um if there is a acid reflux un ulteriore punto se c'è un reflusso acido which could possibly what could possibly contribute to an increased acid production che cosa potrebbe contribuire ad un aumento dell'acido gastrico? We can deduct that from the receptors on the, on the proprietary cells that produce the, uh, the, the, uh, the acidity. Lo possiamo determinare a livello recettoriale delle cellule che producono l'acido cloridrico. And Um, and we can look at which um signal transductor, which signal molecule is used in the synapsis, e possiamo capire che segnale arriva alle cellule, le cellule che producono l'acido clorilico, e che segnale determina a livello sinaptico di queste cellule. Molecule other than other than most other places which use uh, acetylcholine Sorry other, other, um, most other places will use acetylcholine as the mediator in the synapse Molte altre cellule userebbero uh, come segnale di di sinapsi Can you spell the, the name of the the signal uh, 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 acetylcholine. Acetylcholine, um, sorry. See, acetylcholine. Correct. Correct. Yes. <laughs> yes, I'm sorry. Sorry, okay. I didn't know how to say that other way. Okay, okay. Um, okay. But for the acid-producing cells of the stomach, it is actually the, tr the transmitter in the synapses is using histamine. Ma in realtà a livello delle sinapsi delle cellule gastriche si usa l'istamina. So Quindi chiunque abbia un livello alto di istamina nel corpo ha un trigger, cioè un, 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 um, un focus proprio per l'acidità dello stomaco. Quindi... So, Obviously, and I would propose that this person also has a leaky gut syndrome. E quindi io immagino e proporrei che questa persona potrebbe avere anche una sindrome dell'intestino permeabile. So postulating some of these factors, let's look at um, let's look at the main influences now and look at the report. Ok, ora adesso guardiamo il report cercando di identificare i principali fattori. The main influences on the health are through the stress system, the sistema. Quindi guardiamo in alto a destra dove ci sono. I sistemi che eh, risultano eh, impattanti negativamente sulla salute. E al primo posto c'è il sistema adrenergico, quindi il sistema dello stress, che ha una influenza diretta sia sul fegato che sulla produzione acida dello stomaco. The short-term stress hormone is adrenaline, noradrenaline. Gli ormoni dello stress eh, sono adrenalina e noradrenalina. Uh, within the first days. Nei primi giorni. But after a few days and the stress continues, then that system is switched over. Ma se lo stress continua per diversi giorni... Eh, il sistema di adrenalina e noradrenalina viene superato. And then cortisol is being used as the long term stress hormone. E quindi come eh, ormone dello stress a lungo termine emerge il cortisolo. Um, what does cortisol make to the stomach? Cosa fa il cortisolo allo stomaco? And increase production of acidity. Aumenta la produzione dell'acido. And more important. And what's more important? È ancora più importante. It reduces the thickness of the protective shield of the um, mucous membrane of the stomach. Riduce lo spessore. Dello strato di muco protettivo che eh, ricopre la mucosa dello stomaco. Questo è un meccanismo molto probabile di uh, induzione. Del, del disagio gastrico attraverso un stress costante. Now, the second here shown are Il secondo fattore qui mostrato sono le emozioni. What do the emotions directly cause? Cosa causano direttamente le emozioni? An issue for the liver. Un argomento per lo stomaco.

Now the third one is the a disturbed equilibrium in the microbes. Il terzo fattore è un disturbo nell'equilibrio del microbi intestinali. Which could possibly also indicate towards a leaky gut syndrome? Che può sicuramente traghettarci verso una sindrome dell'intestino permeabile? And there is an issue with the sugar metabolism. E c'è anche un argomento con il metabolismo degli zuccheri. So that means that the me metabolic side is disbalanced and might even within the course of many years or a decade, whatever, um, could lead, possibly lead towards a diabetes. E quindi vuol dire che c'è uno squilibrio del sistema eh, degli zuccheri, del metabolismo degli zuccheri, che magari possibilmente, in, nel corso di qualche anno o decennio potrebbe condurre al diabete. Could possibly, does not necessarily need to, but could possibly. Potrebbe, non necessariamente accadrà. So, um, let's look at the individual categories. Vediamo le categorie individuali. The first one is a lack of minerals. La prima è una carenza di minerali. The first the ones that are given here is potassium. Notiamo il potassio. Now if there's a lack of potassium we have an issue over every membrane because the cell membrane potential uh, could possibly be altered. Se abbiamo una carenza di potassio, abbiamo sicuramente un problema a livello di membrana cellulare perché la, uh, il potenziale di membrana potrebbe essere alterato. There is a lack of iron. C'è una carenza di ferro. A lack of iron doesn't mean that the person is a vegan and doesn't eat enough iron. Una carenza di ferro non vuol dire che la persona è vegana e non mangia carne. And the content, other than Popeye's thing, the content of iron and spinach actually is ridiculously low, so that's not an issue either. Il contenuto di ferro negli spinaci è ridicola, quindi questo non è neanche un argomento. Yeah, with Popeye, he supposedly yeah. Ah, Popeye, uh, okay. Yeah, Braccio okay, di yeah. ferro, okay, okay, okay. Yeah, so that's ridiculous. No, um, no. That but but to Ma? resorb. To resorb iron in the gut is a very sick, a very tedious process. Ma per l'assorbimento del ferro attraverso l'intestino è davvero un processo meticoloso. And changing iron from a three to a two value, and three and two value back and forth, so it's a it's it's a process that will not be um, as successful. over a Leaky Gut Syndrome as an unirritated gut wall? Il passaggio per assorbire bene il ferro a livello intestinale ci vuole un continuo passaggio dalla formula bivalente a trivalente, trivalente a bivalente in un passaggio di vai e vieni. E questa cosa non avviene tanto bene in un intestino permeabile quanto avverrebbe in un intestino sano, non irritato. And a lack of chromium can single-handedly actually be the cause why the sugar metabolism is disbalanced. Una carenza di cromo è sicuramente una delle possibili cause per il dismetabolismo degli zuccheri. Um, funny enough, every, all three tests tonight had a chrome issue. Tutti i tre test mostrati oggi avevano una. una sottolineatura del cromo. È abbastanza peculiare questo aspetto. So, check the chrome. Chrome is important. Although we only contain about 6 milligrams of chrome in the body, it is vitally important for the function of insulin. Quindi non lo dimenticate, controllate il cromo perché sebbene ne conteniamo nel nostro corpo solo pochissimi grammi, 6 milligrammi è essenziale per il buon funzionamento dell'insulina. Okay, let's look at the other categories. La seconda categoria. are in... um, hydro our different chemical compounds that have an impact um onto the body. Ci sono moltissime sostanze chimiche che hanno un impatto sul nostro corpo. The third category is a lack of certain amino acids. La terza categoria è una, di nuovo una carenza di aminoacidi E qui, per dire say that again there is a possibility of the leaky gut syndrome contributing to a lack of resorption of essential amino acids e di nuovo qui potremmo ragionare su una carenza riassorbimento di aminoacidi sempre per una Uh, problematica intestinale per, perché l'intestino potrebbe essere permeabile. And funny enough, again we have tryptophan in here is a lack. Ed è molto divertente ritrovare di nuovo la carenza di triptofano. So, as I said before, a possible cause why anxiety is promoted because of the lack of tryptophan producing certain e di nuovo quindi noi ritroviamo la carenza di triptofano come possibile causa dell'ansia attraverso una cattiva produzione di serotonina. Now, within the vitamins, there there are there is vitamin B 6 listed. Tra le vitamine c'è in l'elenco la vitamina B6. An important one for the for the nerves. Molto importante per i nervi. Again, we have vitamin A for the mucous membranes and also di nuovo, gut membrane la vitamina A per le mucose, quindi di nuovo una possibile danno delle membrane intestinali. For the first time we have vitamin C in here, which can be a good help in universal processes in terms of the skin as well, thinking about psoriasis. Ok, e per la prima volta notiamo una carenza di vitamina C. Che in questo caso la collegherei ai danni della pelle, perché si ricorda che questo uomo soffre di psoriasi. And which is, which other also to the e l'inositolo, che, oltre ad altre funzioni, contribuisce alla produzione di energia. So, looking looking at this overall. Quindi guardando questo aspetto generale, on the, um, uh, uh, on the Vorrei dare uno sguardo alla pagina del sistema immunitario perché potrebbe avere un'importanza rilevante sulla psoriasi. I've continued on to the Ok, quindi sono sceso di una pagina e sto leggendo la pagina sul sistema immunitario. And what is what are the most or the most significant influences on the immune regulation? Sul uh, sistema immunitario le principali categorie eh, di disturbo Those are the highest value um is the environmental stress. Il valore più alto è di nuovo sullo stress ambientale. So the question is, is this person maybe also in the job with chemicals? Quindi ci dovremmo fare la domanda su a che chimica, a che sostanze chimiche potrebbe essere esposto quest'uomo, magari dal punto di vista professionale? Um, Which is probably more likely uh, than having the most influence from electrosensibility. Why? Che è più probabile rispetto all'elettrosensibilità. Otherwise, the electrosensibility would be top in the categories, but it's the chemical compounds that is top. lo deduce dalla prima pagina dove avevamo trovato al tra i campi di disturbo prioritari le sostanze chimiche gli idrocarburi non l'elettrosensibilità but almost as strong are the influences due to the lack of the vitamin A1 B6 and C which you see above ma altrettanto pesanti nel computo del numero totale, che qui vedete essere 78, rispetto alle sostanze chimiche, è la carenza di vitamine, vedete che c'è il 20, quindi quanto il 22 più o meno pesa, carenze di vitamina A1, B6 e C. The ambient stress, the, the environmental stress has the value of 22 as an indicator, and the vitamins have the value of 20. Quindi le sostanze chimiche e gli idrocarburi hanno un valore di 22 e le carenze di vitamina hanno un valore di 20. So both have a significant impact. Tutte e due hanno un impatto significativo. E se vediamo la terza categoria, abbastanza vicino a questi valori, are the sono gli antiossidanti. with a value of 17. Con un valore di 17. And if we look in here again vitamin C is mentioned just like the uh, in the vitamin category. Quindi notiamo che la vitamina C è segnata due volte, qui e nelle marcatori di vitamine. So apparently with the vitamin C is an excellent influencer on many levels for this person. Quindi Questo vuol dire che la vitamina C per questa persona ha un'influenza maggiore perché viene riportata a più livelli. If you want to the towards, uh, the better, Se volete cambiare il sistema immunitario di questa persona per migliorare la sua psoriasi... It would be a way to treat if you do the following ci sarebbe un modo diretto proprio dritto oltre che diretto un modo dritto e diretto per trattare questa persona se si facessero i seguenti punti proper detoxification una buona detossificazione given vitamin a vitamin b6 and vitamin c Dare vitamina a b. E and because the vitamin C plays a role um, in two different categories. it would maybe even be a smart idea to do uh, intravenous infusions with vitamin C. potrebbe anche essere utile fare una infusione intravenosa di vitamina C. o and spray of course as a daily as a daily intake. O sottolinguale, spray sottolinguale come eh, somministrazione giornaliera. But what I mean is to give a first impulse with the infusion. Ma lui intendeva una primo una prima Somministrazione intravenosa. And um, in, in, depending on the body weight, in between maybe seven and a half grams to 15 grams to 15,000 milligrams of vitamin C. Quindi a secondo del peso andando fino a uh, 15 grams. 15 grams, 15 15,000 milligrams. 15 grammi, fino a 15 grammi, da 7,5 a 15 grammi, endovena. Or depending on the body weight, maybe 7,000, uh, 7500 milligrams, depending on the body weight. Quindi questa la dose, deve essere peso-dipendente. But this would give. Like a push, a massive push to the immune system, questo, just by giving that. darebbe una spinta incredibile al sistema immunitario. So um, this has been shown. So we have seen now, um, actually, se um, uh, several influences that would work directly for this person. Quindi abbiamo visto diverse um, strategie che potrebbero lavorare per questa persona. E um, just by focusing on these few key points, I'm convinced that within the course of a few months, um, the whole body performance uh, changes towards a more balanced state. Già guardando tutti questi aspetti, io sono convinto che in al poche settimane e mesi tutto il corpo performerebbe meglio. Ok, quindi, so, um, I think for tonight, um, we should, um, we, we yes. should, we should close this. Um, yes. There's, there's more to speak about. Mm -hmm. Um, but I hopefully I was able to show you a few examples. of the direct clinical application what's found in the report and what's been given as basic data rudimentary small data but still you find the picture in the report io penso che stasera possiamo chiudere perché non voglio andare troppo oltre volevo darvi però appunto un'idea anche rudimentale di come da Uh, la capacità di collegare tutte queste informazioni si riescono a ottenere dei dati um, semplici e utili. Grazie. So, <clears throat> absolutely. And Assolutamente. And um, hopefully, this gives you a few examples of, of how to carry the interpretation of the report further. E quindi spero di avervi dato degli esempi di come portare avanti le interpretazioni straordinariamente grazie di cuore top del top eh, io voglio ringraziare di cuore simona per questo prezioso supporto aiuto simona sei veramente come senti simona come thank pratica. you so much Thank you so much. You are wow. so welcome. Absolutely. Flawless. Io, e devo dire, ti ringrazio Simona, perché so che hai rinunciato a una serata in famiglia per stare con noi. E ringrazio tutti quelli che hanno aderito a questa serata, nonostante la festa del papà. Ma quando avevamo progettato questa serata con Marcus, non avevamo pensato che era la festa del papà oggi, perché l'abbiamo pensata nei primi febbraio. E quindi perdonateci e prossima volta adesso Marcus ci darà le date per il prossimo appuntamento. Uh, we, will, we will still have to decide on the coming dates but I'm sure we're going to follow up very soon uh, with new interpretations and oh, sorry, Simona? No, 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 I'm... I'm... Yeah. Ah, ok, ha detto yeah. che troveremo delle date. I was just suggesting not to do the Mother's day please. <laughs> yes, absolutely. Otherwise, otherwise it's uh, trouble, yeah? Um right. but, but I'm 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 saying we have to decide on the upcoming dates but they're going to be soon. Okay, sta detto che deciderà uh, presto una data e sarà presto la data che sceglierà. And um a, again feel free uh, to send giorgio reports that you would like to be interpreted and or you would like to share with others or maybe you would just be interested to see maybe someone else maybe the developer of the report reads it different e sentitevi liberi di mandare a giorgio dei report Su cui vorreste un parere eh, di chi ha sviluppato il report o di uno dei professionisti a cui Giorgio lo può divulgare? We have a very mixed audience here. Abbiamo un audience, una, 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 dei, degli uditori molto misti. Um, for example, um, Mrs. Riglova from Prague is joining us here. Quindi ci sono anche dei colleghi da Praga, Mrs. Riglova. Riglova. Yeah. Uh, she's, she's been following almost all night. Uh, ci ha detto, ci sta da tutta la and so they use learning Italian, too. Well, yeah, and she's listening in English as well. <laughs> um, and uh, for example, they're helping people in terms of wellness to advise grazie, them grazie, how to reach grazie, wellness. Ciao, grazie di cuore di essere stata con noi. Ci sono, ci sono anche delle persone che magari non sono medici, ma che lavorano con il benessere delle persone. Molto importante anche questa collaborazione. Ok, well, thank you all for participating. Thank you again, Simona. Wow. And Giorgio, you can open the microphones. Yes. Yes, I have opened. Yeah. Thank, thank you all for participating. Thank you, Antonio. Thank you, Mario. Year long. Thank you, Fenu. Again. Um, thank you all. And um, Milena, your cat is in the bed right now already. Milena, the cat. Yeah. <laughs> <laughs> Potete okay. aprire tutti i microfoni. <inaudible> Buonanotte a tutti. Buona Grazie. Buonanotte. Ciao, so a a a a Giorgio. Ciao, so, so, Marco. Thank you all. Thank you all so much. Thank you so much. wow, ciao, thank you so much bravo, ciao, ciao, grazie, ciao, Simona, ciao, ciao, ciao a, tutti. Have a great one. ciao 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 okay. ciao a notte. Ciao, Buona Buona nobile 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 ciao. ciao 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 grazie, ciao 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 Ragazzi, andate a letto, su. Che a... <ride> sono. Buonanotte. buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Ah. Grazie di cuore. Ciao ciao. Guroni, buona Pasqua.